Nati, eccoci qua. Quale sarà il nostro gioco oggi? Facciamo la solita carrellata e andiamo a scoprire in questo gioco CD DVD. Sta per arrivare, eccolo qua, mettiamo a fuoco, benissimo, sta là, eccolo lì in piedi. Eccolo qua, si tratta di Dead Space 2, un gioco per PC, un fantasy horror, un fantascientifico horror, e siamo ambientato nello spazio. Esattamente, poi vedremo bene nel video l'ambientazione e cos'è questo gioco di preciso. Intanto rifacciamo la carrellata finale e andiamo subito a scoprire questo gioco per PC, Dead Space 2. Ciao a tutti, bentornati, benvenuti su FanaticoGo Reloaded. Oggi parleremo di un videogioco, eccolo qua, si chiama Dead Space 2 ed è un gioco per PC, questo è il CD e il DVD del PC, eccolo qua. Ma è disponibile anche per altre console come la PlayStation, l'Xbox e quindi ci sono va varie console che appunto ci si può giocare. Qui c'è il manualino, è tutto come al solito e adesso andremo a vedere se troviamo ancora qualcosa su online e vedere di che gioco si tratta. Ho già dato un'occhiata a dei video che già ci stanno in giro e il motore grafico ricorda un pochino quello di Doom, insomma il vecchio Doom, quello che girava anche su DOS in pratica, che è un motore grafico con le texture. Il Doom è stato uno dei primi insieme a Quake a usare le texture, il motore grafico per navigare dentro le stanze del gioco, quindi si naviga, si cammina diciamo in uno schema, in una mappa, e questo ricorda molto quel motore grafico, però è tutto un altro tipo di grafica. Prima di tutto Doom si giocava in prima persona, questo invece è in terza persona. Andiamo a vedere cosa troviamo. Dead Space 2 è uno sparatutto in terza persona, un horror fantascientifico messo in commercio il 28 gennaio 2011 da Electronic Arts per PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Il protagonista è Isaac Clarke, che si risveglia in un ospedale di una gigantesca stazione spaziale, la Titan, ricoverato nel settore psichiatrico. Il gioco offre la maggior parte delle caratteristiche incluse nel primo capitolo, ma con alcune novità, per esempio nuove serie di armi, poteri, potenziamenti, a cui Isaac ha la possibilità di accedere. C'è la possibilità di giocare in modalità single player e modalità multiplayer. I personaggi del gioco sono Isaac, che è appunto il protagonista, Nicole Brennan, la fidanzata di Isaac, Ellie Langford, un pilota di mezzi pesanti, Hans Tiedemann, la più alta autorità civile a bordo della stazione Titan, Nolan Stross, un ex scienziato, e Diana Le Guin, una donna di cui Isaac non sa molto, ma di cui deciderà di fidarsi. Sul sito ufficiale possiamo vedere attualmente tutte le caratteristiche di questo gioco e soprattutto su quali piattaforme può girare. Come vedete è disponibile su Steam. Inoltre abbiamo l'indicazione, ovviamente come sempre, dell'hardware necessario. E adesso andiamo a dare un'occhiata ai requisiti di sistema. Andiamo a vedere su Steam come si presenta il gioco e troviamo così, vediamo quanto costa. Allora, il gioco appunto è questo, sta qui su Steam e abbiamo i nostri soliti screenshot con l'anteprima e anche una specie di trailer, un video di trailer, eccolo qua. Possiamo appunto acquistarlo qui su questa piattaforma, su Steam. Prodotto appunto fatto dalla Visceral Games per la EA Games. Ecco, qui abbiamo una specie di trailer del gioco. Scenari molto fantascientifici.
gioco costa $19,90. Grazie a tutti per la visione di questo breve video, al prossimo, ciao a tutti!